un microcontrollore è sempre qualcosa che sta in mezzo tra degli input e degli output. Quindi dovete pensare che il microcontrollore deve contenere un programma che legge questi input, decide cosa deve fare e poi gli output. È una cosa, insomma, classica nel mondo del controllo. Questo qua sono degli esempi. Cioè, vedete che avete dei pulsanti, avete dei LED, Arduino collegato con dei filettini. E questo qua si chiama servo, è un motorino piccolino che viene usato per tutte quelle cose in cui ho bisogno che un motore possa muoversi di 180 gradi e io devo sapere esattamente, posizionarlo esattamente dove voglio io. E altre cose, display ad esempio, LCD, menu, anche qua i collegamenti sono minimi e su Arduino ci sono delle librerie per cui si usano in 5 righe, io ho già scritto l'informazione sul display. Cioè veramente è molto molto semplice. Questo è un sensore di temperatura e umidità. Anche qua tre fili, c'è già una libreria già fatta, con una riga si legge. Cioè, voglio solo farvi capire che ci sono tante cose che con un minimo di programmazione già, insomma, uno potrebbe prendere la temperatura con questo e scriverlo sul display. Ok, come l'abbiamo usato a scuola quest'anno? Allora, io insegno al Marconi e sono entrato in classe quest'anno e ho detto vorrei fare un progetto che abbia un legame musicale, cioè vorrei che Arduino generassi musica. Io sono partito da questo. Nel mondo musicale è nato tanti anni fa uno standard che si chiama MIDI, che è, diciamo, una cosa che permette di collegare con un cavetto così, dove i fili interessati sono tre, ci sono cinque contatti, ma in realtà solo tre sono quelli che servono, in pratica della vita due, perché uno è la massa che si potrebbe anche non mettere. Io posso avere una tastiera che è muta, potrebbe non fare neanche suoni. Questa, ogni volta che premo un tasto, invia su MIDI la nota che deve essere suonata, un expander, che sarebbe questo. Okay? Allora, l'expander è una cosa che è esattamente il cuore di una tastiera. Ho pensato, forse è meglio se noi ci mettiamo a lavorare sulla parte dei sensori. Nel senso, non è che ci mettiamo a fare noi l'expander, cioè ci teniamo per buono l'expander e dobbiamo lavorare sui sensori. Quindi, i progetti sono nati dicendo dobbiamo trovare il modo di far suonare questo qui. Cioè, quindi, dato il cavetto, io voglio attaccare questo cavetto all'Arduino e dall'altra parte deve esserci qualcosa. Cioè, che sia una cosa che sente le vibrazioni di quello che volete voi, che sia una cosa che uso dei pulsanti ma li metto in circolo, cioè qualunque cosa. E sono nati adesso li vedrete, insomma, ci sono quattro progetti in ballo. Il MIDI associa per ogni tasto degli 88 tasti di un pianoforte normalmente un codice, cioè praticamente la nota, questa qua che è un La A1, corrisponde al numero 33. Se il MIDI spara 33 all'expander, l'expander suona quel La che corrisponde esattamente, cioè come se io andassi su questo tasto del pianoforte e suonassi quella cosa. Poi in realtà hanno fatto un po' di più, hanno detto abbiamo 128 combinazioni, i tasti sono 88. In informatica non si butta via niente, quindi hanno detto teniamoci anche in un'ottava sotto, arriviamo a 27 Hz e lui sa che è difficilmente arriva, cioè 27 Hz è abbastanza bassino. Bel basso. È un bel basso. Nessun uomo riesce a fare 27 Hz, neanche un pianoforte non è niente di fare. E se andiamo anche in su, sono andati oltre, cioè sono andati a frequenze oltre quelle dell'ultimo tasto di pianoforte, che probabilmente tutti avete suonato una volta nella vita, vero? Vi ricordate quanto è alto? Una cosa. Quindi, insomma, questo qua è il codice della nota. Allora, solo che il problema è che quando io suono un tasto del pianoforte, su MIDI viaggiano tre informazioni. Viaggia un codice che dice che sto premendo la nota, un secondo codice che dice qual è la nota che sto premendo e un terzo codice che dice con che velocità io ho premuto quella nota. Ci sono i progetti. Ci sarà Daniele, che è della classe quinta BA, che farà vedere un progetto, si chiama già Console DJ, quindi partiremo da cose un po' diverse. E dopo ci sarà Alessandro Leger e dopo ci sarà Mino Barbano. Musica nasce intorno agli anni 60 e si divide principalmente in due categorie, quelli che fanno hip hop e quelli che lo usano nelle discoteche per cambiare canzoni. E solitamente per l'hip hop vengono usati appunto i vecchi vinili perché si ha molto più controllo e si riesce anche a capire meglio in che punto si è della traccia e quindi a creare anche suoni molto migliori. Ma nelle discoteche vengono molto utilizzati spesso
una cosa simile che è anche molto costosa, ma con mille funzioni in più, che a differenza però questo necessita di un software proprio dal computer sul quale caricare delle canzoni o delle tracce. E quindi, essendo questo molto dispendioso di soldi, quindi ho deciso di realizzarmene uno mio, partendo dall'idea di una, ecco, questo ad esempio è un software utilizzato che userò io, si chiama Mix, ed è anche questo open source, lo potete trovare su internet e c'è anche per Linux, e come potete vedere c'è una parte che si chiama DAC, che è praticamente una metà di un vinile. Questa, ad esempio, la metà destra rappresenta un vinile, si chiama DAC 1, e la metà sinistra, il secondo vinile, si chiama DAC 2. E quindi appunto ho deciso di realizzare questo progetto partendo e scoperchiando un vecchio hard disk, e appunto ho notato che il disco attaccato al motore assomigliava un po' a una, come si chiama questa, la jog wheel, viene chiamata anche jog wheel, e quindi appunto girando questo hard disk si va a selezionare la traccia sul programma di prima. E appunto l'hard disk è composto da questo motore che è composto principalmente da un comune e da tre fasi, e non cambia assolutamente niente da quelli rotativi come quelli lì. E fanno praticamente da partitore di tensione, magari alcuni di voi sapranno cos'è, e in grado quindi ad Arduino, che ha anche degli ingressi analogici, e di poter leggere la posizione di questo potenziometro. Questo KiCad ha anche la funzione di poter visualizzare i circuiti che si fanno proprio in 3D. Ed è quindi che sono arrivato a questo risultato, dove abbiamo appunto l'hard disk e 5 manopole che possono essere programmate come si vogliono. Parte la traccia e attraverso le manopole posso andare a regolare il volume. Ho qua sotto anche un selettore che è in grado di cambiare deck, come ho detto prima, sono solo gli alti oppure solo i bassi, oppure ho programmato anche la monopolina, quella di in mezzo, che viene chiamata solitamente crossfader. Posso andare a regolare quanto riprodurre di una traccia, adesso è solo la prima, oppure metà prima e metà della seconda, oppure tutta la seconda. Adesso faccio così, vado sulla prima traccia, si sente che è entrato in questo loop che posso anche togliere o che posso accorciare comunque. L'ho utilizzato per creare una specie di segnalibro nella traccia, e posso andare a premerlo ogni volta per riprodurre quel pezzo di traccia che mi serve. Non si scorre, nel senso che queste corde qui non hanno una cordatura, e infatti poi si vedrà anche come avevo fatto il progetto all'inizio. Vediamo, sì, in altre parole appunto abbiamo unito la musica, la batteria, l'informatica, l'elettronica. Flusso canalizzatore, non so se qualcuno sa cos'è. Qualcuno piccolino, forse loro non lo sanno. Negli anni 80, ritorno al futuro, no? Per far funzionare la macchina del tempo. Sì, insomma, qui però è utilizzato come metafora. Quindi. Ecco, vabbè. Porto e voglio avere il suono di un sassofono, di una tromba. Col MIDI è possibile farlo. Poi c'era anche il discorso che avevo accennato il professore della SIAE, chi vuole mandare un pezzo alla SIAE deve scrivere lo spartito. In questo caso con MIDI abbiamo la disposizione diretta dello spartito. L'input appunto è quello che ho già detto, che è la piattaforma hardware Arduino, progetti di sistemi elettronici, e l'entusiasmo propositivo del docente, perché cioè, è difficile trovare anche un professore. Il primo esperimento che ho fatto è stato questo qui, con la carta stagnola. Si può creare un rudimentale sensore capacitivo comprato. Per dire, ad esempio del LED, più si avvicina più l'intensità del LED. Ok, questa qui è un'evoluzione di quel progetto lì, con dei tastini che facevano le varie note secondo il protocollo MIDI. Ecco, adesso questo qui è quello che si avvicinava di più alle corde della chitarra. Infatti avevo iniziato con le
Questi qui sono cavi, quelli che si usano per legare le vigne. Quindi questo qua è quello che è il progetto che già funzionava. Quindi qui si era data all'inizio una cordatura, quella classica della chitarra, Milare Sorsini. Si erano aggiunti dei pulsanti sul zoccolo di Arduino per simulare un eventuale primo o secondo tasto della tastiera. Funzionava, quindi quello è un progetto che abbiamo lasciato in parte. Questo qua è quello che risulta in pratica, sempre allo stato embrionale, perché in fondo abbiamo aggiunto il potenziometro proprio per la dimostrazione che abbiamo fatto l'altra volta a Linus Trent, per simulare un arpeggio con i vari accordi, quindi l'abbiamo fatto solo a livello dimostrativo. Poi, siccome l'ha messo sulle note di Bob Dylan, il professore voleva cantare intanto che... No, in realtà io lo accompagnavo. L'avevo conosciuta come cover di Guns N' Roses, a dire. Sì, il MIDI comunque è stato spiegato cosa serve, si può interfacciare con le Digital Audio Workstation, che è quello che ha usato, penso, che ha usato te, software, appunto. O altrimenti con la parte hardware che sono le spalle. È alimentato da una batteria interna e quindi è autonomo, tanto tesserino e tutto, e basta toccarlo al MIDI e altro questo qua. E no. Quanto la batteria? La batteria da 9 volt, con un alimentatore comunque, un regolatore di tensione DC-DC da 9-5 volt per regolare il sistema e la resistenza per il LED, chiaramente. Il meccanismo è abbastanza semplice. In verità, a parte il problema più difficile è stato in realtà, perché c'è un ciclo for che fa 8 sensori e ovviamente fa tutto il giro prima di riprendere il primo e aveva molti ritardi, quindi è stato la problematica più grande è stata riuscire a fare il ciclo più veloce possibile e ottimizzare il meglio possibile il software, diciamo. Questo qua doveva essere niente di male. Devo studiare un po' di più. All'inizio avevo fatto un sensore che andava e non andava a fiato, che c'era dentro una lamella flessione. Praticamente avevo creato un cunicolo dove riusciva ad andare dentro, piegava la lamella e dava una risposta di una resistenza che era in proporzione al fiato che soffiavi, quindi potevi regolare anche il fiato piano o il fiato forte. Però aveva un grosso problema, che era stato uno che col fiato uno scalda molto, quindi varia la resistenza. Abbiamo provato a fare un sistema che faceva un'autoregolazione ogni tot, cioè cicli, nel senso quando non schiacciavi niente faceva la regolazione, quindi si autoregolava sempre. Però il secondo problema è che il fiato è umido e l'umidità andava in corto alla resistenza. Abbiamo provato un po' tutto, ma in verità ci ho rinunciato. Probabilmente facendo, diceva prof, con un sistema col 3D, con la stampante 3D più adatto e più proprio il sistema di ventilazione, sarebbe funzionato, ma per me è problematica la cosa è stata. Quindi alla fine ho fatto solo questo. Secondo è stato i tasti del flauto, che ovviamente 7 davanti, 2 dietro perché ne avrebbe solo uno, però è per fare il tasto pieno e il tasto mezzo, perché il flauto puoi fare pieno o mezzo, quindi io ho creato solo 2 tasti. Il funzionamento dei tasti, ho usato un sistema di binario, nel senso a ogni tasto gli ho dato un bit, di conseguenza il primo tasto 1, 2, 4, 8, 4, 8, 16, 32, 64, ovviamente ogni combinazione, ok, è univoca, 15 combinazioni per fare l'affare, tutte le altre combinazioni le date come nulle, quindi in realtà recupera solo 15.